Ciao e bentornati. Chi sta guardando? Sono qui a fare un video oggi di una sorta di video scacciapensieri in merito a una richiesta che mi è arrivata per via, diciamo, sottile. E il tema di questa piccola lettura, di questa breve analisi dello spettro energetico è un amore platonico, ovvero una situazione romantica che viviamo sostanzialmente dentro noi stessi, o comunque non solo per via della separazione fisica che ci è imposta dalle restrizioni e dalle limitazioni della quarantena in questo momento, in questo contesto, ma anche in generale perché magari, ecco, non si ha, si ha una percezione rispetto a una persona, una sensazione di affinità. Quasi una comprensione profonda che va al di là della conoscenza in senso temporale e anche della comunicazione in sé per sé. Abbiamo questa persona nel cuore o nella mente per molte ore al giorno e in qualche modo è presente nel nostro campo energetico, sebbene non ce ne siano, diciamo, nel visibile i presupposti perché questo avvenga o perché sia così. E quindi ci chiediamo come valutare, che cosa significa. Ora, ammesso che di solito, ecco, quello che voglio dire è che quando si hanno questo tipo di sensazioni, sicuramente la persona con cui si ha a che fare è di quella categoria in inglese definita soulmate, che è un termine generico che non necessariamente identifica solo l'anima gemella, ma identifica anche, in termini energetici, campi di flusso che sono in qualche modo funzionali a un'evoluzione del proprio nostro campo in qualche maniera, persone dalle quali possiamo apprendere lezioni, quindi non necessariamente connessioni rose e fiori, assolutamente no, non necessariamente anime gemelle, ma anche amicizie, parentele. Un semplice scambio, alla fine, ecco, tutto si muove su onde elettromagnetiche, anche un semplice scambio di sguardi o la profondità, i vari livelli di profondità di una parola che si scambia, che magari sulla superficie può essere un ciao, come stai? E noi arriviamo a risuonare in una profondità altra di questa superficie apparente della domanda, semplice in sé per sé. Comunque non ve la voglio complicare molto e andiamo a vedere riguardo a questa relazione, tra virgolette, che non è una relazione, ma che è una relazione elettiva, un'affinità elettiva, ideale, un amore platonico, un amore platonico il cui oggetto lo potete applicare al vostro contesto a seconda di come risuona e può essere anche un amore platonico verso un familiare con cui non si hanno contatti o qualsiasi cosa che concerne comunque questo campo dell'amore. Quello che è il consiglio è che decidiate il vostro fuoco di applicazione, cioè dove volete andare ad applicare diciamo, questa etichetta di relazione romantica, platonica, di amore platonico nella vostra vita e in quella area della vostra vita focalizzare i messaggi che stiamo per ricevere e vedere come quello che è, diciamo, la guida del piano superiore a riguardo. Come già detto in altri video, se vi va nella sezione dei commenti, cosa che io ho fatto a livello di esempio,
potete segnare i cosiddetti segnatempo, quindi scrivere un numero di 4 cifre diviso da 2 punti, che può essere un numero con quale avete particolare sincronicità, un numero che vedete ripetersi durante il giorno, che prescindendo dal discorso dell'orologio, lo potete riportare nella sezione dei commenti accompagnandolo dai 2 punti, quindi mettendolo in qualche modo in una forma oraria, anche se propriamente non è un numero orario, e andare a pescarvi, usandolo, cliccandoci sopra nel video, il messaggio nel messaggio, cioè perché in quel determinato punto nello spazio-tempo che io sto osservando c'è un'informazione, in questo caso attraverso lo strumento di questo video, che mi viene puntualizzata, che mi viene evidenziata, o che il piano superiore desidera che io in qualche modo alla quale il piano superiore desidera che io in qualche modo ponga attenzione. Ora, un amore platonico. Collettività, vorremmo ricevere alcune coordinate in merito a questa affinità elettiva, a questo amore platonico. In che maniera si colloca all'interno del piano divino? Ci sono dei presupposti perché passi di dimensione e da platonico si manifesti in una relazione concreta. Lo spirito del cavalluccio marino osserva e aspetta col numero 53 e notiamo il suo perfetto allineamento. Non ha paura di perdere tempo nella sua attesa e nella sua osservazione, è funzionale al determinare le circostanze, al fare chiarezza. Quindi il cavalluccio marino, che domina le profondità emozionali, ci suggerisce di avere pazienza in questo momento, di stare a guardare, di osservare come un testimone esterno. Quindi questo mi fa pensare che ovviamente non solo per quello che è il contesto della situazione, ma che ci sia oltre all'elemento platonico anche un elemento di non connessione fisica, nel senso che può essere un interesse che si coglie online o una persona che nell'ambito della rete virtuale, delle energie che si muovono in quella rete, ha catturato la nostra attenzione. Il suggerimento primo è quello di aspettare, quindi non fare mosse. Lo devo contattare, gli devo scrivere qualcosa per vedere come sta, perché siamo nella fase dell'apocalisse, quindi mi sembra carino andare a chiedere come va. No, in questo momento non è funzionale. Ma questa persona che è oggetto in questo momento delle nostre attenzioni romantico-platoniche, che intenerisce il nostro cuore, col quale magari sogniamo un possibile risvolto futuro e vediamo in qualche modo un'immagine non definita nella luce che si proietta all'orizzonte, l'immagine di un futuro che si proietta all'orizzonte, un futuro luminoso.
e questa persona in questo momento si fa da tramite, da gancio tra il presente e il futuro. Come la sua reciprocità, quindi la persona alla quale ci riferiamo verso noi, la persona alla quale ci riferiamo verso noi vede anche noi, cioè nel senso che c'è un'osservazione reciproca. Col numero 43, lo spirito del gufo, c'è un'osservazione reciproca e, come dire, chiarezza reciproca, ed è accompagnato dal 50 dello spirito del rinoceronte, che con la sua determinazione, la prestanza, la potenza che trasmette, ci suggerisce di oltrepassare ogni ostacolo. Quindi la chiarezza in qualche modo è veicolo del superamento degli ostacoli, motivo per cui ci viene chiesto di aspettare e osservare, perché per arrivare a questo tipo di chiarezza che serve a superare degli ostacoli sostanzialmente comunicativi, non solo gli ostacoli contingenti di quello che è il contesto attuale della situazione, per cui anche il movimento in sé per sé, il movimento fisico è molto limitato. Le energie sono dominate da questo messaggio del piano divino che vi dice: vi sto guardando le spalle, quindi non vi preoccupate. Lo spirito dell'aquila col numero 23, il che fa pensare che questa connessione potrebbe avere un ottimo potenziale di manifestazione nel campo fisico. Perché? Perché c'è anche un'assistenza da parte del piano superiore in merito. Viene chiesta la collaborazione vostra, cioè non muovete troppe onde, rimanete in uno stato di osservazione e non vi preoccupate, perché io vi guardo le spalle. E quindi anche nel momento in cui, diciamo, potremmo avere dei timori nell'approcciare una nuova relazione o un nuovo contatto, una nuova situazione, ecco, il piano divino dice: non vi preoccupate, non fatevi manovrare dalle vostre paure, semplicemente con fede, con pazienza, aspettate che ci sia la chiarezza necessaria al superamento di quelli che sono gli ostacoli contingenti, quindi non solo dal punto di vista di difficoltà globale nel muoversi, nel raggiungersi, nel riunirsi, ma anche fa presumere che la persona alla quale ci stiamo riferendo abbia nella sua propria vita degli impedimenti che in questo momento non favoriscono il gettare le basi di altro, e quindi che ci siano delle situazioni da chiarire, ognuno nella sua propria circostanza. Ora, qui nel frattempo io non so se il video sta andando avanti, perché il mio computer che comincia a accusare segni della vecchiaia, praticamente il video da me è bloccato, però continuo a registrare, eventualmente poi mi accorgerò se questo è andato in porto. E andiamo a chiedere in merito, quindi, a questo amore platonico ulteriori chiarimenti. Di che cosa si tratta? Qual è questa chiarezza che dobbiamo fare e che in questo momento è necessaria al superamento di alcuni ostacoli, ciascuno nella propria circostanza, per poter arrivare ad un'unione, eventualmente di comunicazione prima, comunicazione guidata e comunque supportata dal piano divino? Ci sono degli
alguna chiarezza intanto che va fatta su quelli che sono le nostre idee riguardo all'amore, cioè che cosa veramente vogliamo. Questa carta, che è come la carta degli innamorati, appare con il numero 5, che è la sorpresa che si scopre nel nostro cuore di un seme che, alla quale non si era prestato attenzione, che potrebbe già germogliato, ma è reciproca, è una carta di reciprocità. Quindi, appunto, ribadisce il fatto che c'è un'attenzione reciproca da parte quindi da entrambe le parti. Un'attenzione reciproca che aspetta il momento giusto per esprimersi in verità. Questo può far pensare che l'altra persona possa avere una situazione romantica in corso che non gli permette di muoversi in altre direzioni, non nella vostra, perché comunque la vostra direzione è una direzione interessante, è una direzione attrattiva, è una direzione che però richiede un presupposto di verità, quindi in qualche modo si trasmette un rispetto da parte dell'altra persona nei vostri confronti nel non voler approcciarvi o avvicinarsi troppo, non superare quel determinato limite fino a che la chiarezza rispetto alle proprie circostanze non è raggiunta. Quindi una persona che potrebbe essere anche a cavallo di una crisi di coppia nella sua vita personale, o che potrebbe avere situazioni legate ai sentimenti e alle emozioni in corso piuttosto difficili, critiche. Potrebbero essere legate a figli in coppie separate o diciamo anche problematiche familiari con membri della famiglia, persone care. In qualche modo, ecco, la distanza è determinata da questa necessità di sistemare la situazione per quello che è al momento. E quindi guarire determinati aspetti del sé che si ritrovano frammentati dopo in qualche modo, dopo la realizzazione che non siamo più molto chiari nelle nostre posizioni della vita attuale rispetto ai sentimenti, che abbiamo bisogno di rivederle. Quindi c'è anche da portare una guarigione all'interno delle circostanze presenti, e questo reciproca sia nella vostra circostanza presente sia in quella dell'altra persona, dell'oggetto platonico che vi fa comunque da specchio. E la necessità di un aggancio dal punto di vista di pace interiore, meditazione, svuotare la mente, un sovraccarico di pensieri, di analisi, che sicuramente non favorisce il fluire delle cose, per cui lo spirito vi dice: non vi preoccupate che io ho il vostro, le vostre, vi guardo le spalle, quindi non avete bisogno di stare con gli occhi di fuori a destra, a sinistra, guardare a 360 gradi con l'ansia di quello che vi succederà o che vi succede o di quello che possono fare gli altri, di che cosa stanno facendo, di come si stanno muovendo. No, mantenersi stabili nella propria pace interiore il più possibile, in uno stato di silenzio mentale, in uno stato meditativo. E quindi procedere, quindi poi la situazione procede naturalmente verso il bersaglio, verso lo scopo, che è sicuramente interessante. Se questo è un amore platonico, ci sono sostanzialmente, in sintesi, degli ottimi presupposti perché diciamo, dall'universo, dalla dimensione platonica, passi a quella reale, a quella della manifestazione reale. Ora, naturalmente dipende da questo processo di chiarezza e guarigione che ognuno fa nelle sue proprie circostanze, quindi potrebbe essere anche, diciamo, una relazione platonica, non espressa, non dichiarata, in cui c'è un interesse reciproco, un'affinità, si percepisce un legame, ma non si può comunicarlo, perché da una parte o dall'altra o da entrambe ci sono delle situazioni che non lo permettono, ma la
diciamo, l'evento platonico che si sta verificando, ecco, costituisce anche il pretesto per andare a chiarire qualcosa nella situazione presente che si sta vivendo, che eventualmente ci si mette in discussione, ma lo si fa con pace interiore, con calma mentale, perché altrimenti col casino della oddio che cosa sta succedendo, oddio perché mi sento così o perché tutto d'un botto ho questa attrazione, questo interesse verso questa persona che neanche conosco, mi sto rimbecillendo, sarà l'effetto della quarantena e tutto questo genere di cose qua, che vanno comunque proprio spento il fuoco, spenta la fiamma, comunque abbassata, perché altrimenti si brucia quello che sta cuocendo in pentola. Ed è questa la verità della situazione. Per centrare il bersaglio, se veramente ci sta a cuore questo bersaglio, tra l'altro supportato anche dalla nostra famiglia cosmica di antenati e di albero, che dice: sì, forse questa persona con la quale stai sentendo questo legame è una persona che è veramente importante per te, è una persona che può essere chiave nella tua vita. Per quale motivo? Non necessariamente romantico, però in questo caso vogliamo che lo sia, per cui sicuramente costituisce una persona, ha un suo ruolo di crucialità nella vita romantica. Se non fosse la vita romantica, è sicuramente una persona dalla quale il nostro sistema evolutivo vuole che sia preso un insegnamento, una lezione. Andiamo a vedere numericamente il primo livello di carte: 8, 7, 8, 7, 15, 20, 25, quindi il numero 7, quindi sì. C'è un elemento di giustizia rispetto al vostro interesse per la persona in questione, quindi è sicuramente mirata la cruna attraverso la quale volete passare. È una giusta osservazione, è un giusto procedere emozionale, è vero, è reale. C'è un elemento di connessione forte, di legame forte, un legame che va al di là della comunicazione verbale, che va al di là della frequentazione fisica, quasi telepatico. E nel secondo livello di carte abbiamo e c'è la potenzialità perché sia una relazione molto equilibrata, una relazione, diciamo, giusta non solo come direzionalità, ma anche nella sua stabilità giusta. Quindi nella sua stabilità e nella ripartizione dei ruoli, delle energie, delle cariche, delle valenze tra il femminile e il maschile, molto equilibrata, molto bilanciata. 6, 1, 7. Si arriva a un 10 e sarebbe, ecco, c'è una. Il piano divino vi sta spostando l'attenzione su questo oggetto platonico del desiderio perché fa parte del piano di rettificazione energetico previsto per voi, quindi è in una maniera o nell'altra funzionale a portarvi sulla giusta linea d'onda, sul giusto percorso. Quindi, se vi state chiedendo, questa persona ha interesse per me? Sì. Questa persona, anche se non comunica con me, mi sta osservando o in qualche modo è attenta a quello che faccio? Sì. Lo fa online probabilmente. È tutto nella mia testa? No. C'è un interesse reciproco? Sì. È una pazzia? No.
richiede naturalmente una rivalutazione delle vostre attuali circostanze, quello sicuramente, e un tipo di approccio non impulsivo, ma di osservazione e calma. Questo era il messaggio, così come è stato richiesto. E vi saluto, vi ringrazio. Non so se niente di questo è stato registrato, però vedremo. Se deve uscire, uscirà.